Ciao amici, oggi andiamo subito a vedere dei modelli Jaguar alla portata di tutti sui quali vale la pena investire soldi subito ed è già forse tardi. Con l'elettrificazione del marchio, ragazzi, è un dato di fatto che tutte le young timer saliranno di valore. Hanno già avuto un incremento di valore negli ultimi anni. Effettivamente sì, alcuni modelli hanno addirittura già duplicato se non triplicato il loro valore negli ultimi 10 anni, ma questa è l'ultima possibilità, ragazzi, perché poi una volta che i prezzi saliranno alle quotazioni di stallo sarà troppo tardi, non saranno più auto sulle quali varrà la pena investire calcolando che potremmo anche guadagnarci qualcosa o non perdere niente, semplicemente sommando i costi di gestione che avremo per mantenere queste vetture, semplicemente anche bollo, assicurazione in questi anni, e magari poi al momento della rivendita, mettendo insieme tutti i costi, o abbiamo ripreso i nostri soldi o comunque abbiamo perso pochissimo, o semplicemente vetture da tenere senza assicurazione pagata, tenere parcheggiate per chi è allo spazio e aspettare. Non serve aspettare molto, ragazzi. Ci sono alcuni modelli in particolare che adesso, seppure abbiano già avuto degli aumenti di quotazioni, hanno ancora quotazioni interessanti e sicuramente queste quotazioni nei prossimi anni vicini saliranno fino al raddoppio. La prima auto di cui vi parlo, sempre restando nell'argomento Jaguar alla portata di tutti, è la XJ40. XJ40 nelle versioni però solo 3.6 e 4.000. Le XJ40, ragazzi, le 3.6 sono più problematiche non a livello di motore ma a livello di elettronica. Quindi tendenzialmente le versioni 4.000 sono migliori. Rimane il fatto che sono dei classici ancora adesso belli e intramontabili, con una ottima affidabilità meccanica, non tanto elettrica ma meccanica sì. Queste vetture, ragazzi, la cosa principale quando andate a prendere una Jaguar di questo tipo, perché ne hanno fatte davvero molte in previsione comunque di un aumento del suo valore, dovete comprare per forza un esemplare delle versioni più ricche, più prestigiose, tipo le Sovereign e le Daimler. Finisce lì, perché tutto il resto sono auto che davvero sono state fatte in grandi numeri, e quelle che avranno più interesse ovviamente saranno le versioni più ricche e più prestigiose. Queste vetture adesso si trovano ancora a quotazioni interessanti, le Daimler un po' meno perché le Daimler sono salite, ma comunque si riescono a trovare anche delle vetture su cui sono necessari dei piccoli lavori da fare e su cui i proprietari non hanno più intenzione e voglia di investire, e se sono comunque sane, vetture sane, a prezzo giusto, ovviamente vale la pena comprarle. Quindi Daimler e Sovereign, XJ40, 3.6 sì e no, comunque una macchina valida, il 4.000 sicuramente sì. Altra vettura, le X300, XJ6, le prime XJ fatte nell'epoca Ford praticamente, perché anche se Ford c'era dal 90, comunque le prime XJ fatte nell'epoca Ford, di cui di Ford su quelle macchine lì non c'era nulla, a parte dei piccoli particolari elettrici, elettronici, sono le X300, come vi ho detto. Vi ho fatto anche il video dedicato alle X300. Le X300, ragazzi, le migliori sicuramente, quelle da valutare, sono le 4000. 4000 sicuramente, le 3.2 anche no. Le 4000 le trovate anche in versione Sovereign, in versione Daimler 6, che è fantastica, ma quella a pochissimi soldi dubito che la troviate, o se la trovate sarà una vettura comunque che richiederà dei lavori abbastanza importanti, quindi fatevi bene i conti prima, perché non parliamo di berline che raggiungeranno delle quotazioni da sceicchi, no,
Vi parlo di vetture che comunque, visto che l'interesse collezionistico, l'interesse anche non collezionistico, ma semplicemente degli appassionati verso queste vetture si è risvegliato, e in virtù del fatto che Jaguar praticamente sta sparendo, l'interesse su queste vetture salirà. X300 4000, sicuramente sì. Vi ho fatto il video, se volete le info ve lo andate a vedere, lo trovate nei miei video. Versione 4000 e ragazzi, sì, Daimler SX la migliore, o se no la Sovereign, e la XJR6, che è anche una vettura interessante da comprare anche col cambio manuale, se la trovate, perché sono vetture abbastanza rare. Le automatiche a me piacciono di più come concetto su Jaguar, ma comunque la XJR6 col cambio manuale è molto più snella, molto più veloce. Altra vettura, ovviamente la X308 XJ, le prime V8 Ford, che non ho, anche di queste vi ho fatto un video. Le versioni da considerare sono sempre le 4000, le 32 anche no. Le trovate anche queste in versioni Sovereign e dopo il 2000 in versioni Executive, e le fine serie dovrebbero essere tutte full optional, quelle del 2002. Ragazzi, qui vi ricordo l'intervento a distribuzione, vi ho fatto il video, guardatevi anche il video dell'X308, lo trovate nei miei video. Anche su queste vetture l'interesse si è risvegliato, calcolate che ragazzi anche le X300, X308 fino a 6-7 anni fa le trovavi a 2000 euro, 2005, 3000, 3005, ma già belline, non è che vi parlo di vetture in stato catastrofico, adesso hanno già raddoppiato il loro valore, già. Io vi parlerei anche delle XJS in questo caso, ma le versioni XJS che avranno davvero un interesse sono le Final Edition, sono solo le ultime. E parliamo delle 4000 e basta, perché le V12 non le vuole nessuno sull'usato. Ma sono vetture che hanno già raggiunto il valore di stallo. Erano vetture che fino a 10 anni fa compravi 10.000 euro. Adesso le coupé, indicativamente quelle belle, sono sui 25 e i cabrio sono inserzionati tra i 40 e i 50.000, anche se poi nella realtà magari si venderanno a meno, ma sono vetture che hanno duplicato, triplicato il loro valore. Potrebbe essere che salgano ancora di qualcosa, ma visto che l'investimento è già importante, parliamo di Jaguar alla portata di tutti, queste vetture al momento le lasciamo da parte. In versioni XK, ragazzi, XK8, XKR, serie X100 e basta. Dal 97 al 2002. No, aspetta. Dal 97 al 2006, in questo caso. Perché il design dell'X100, ragazzi, è l'erede delle Type. Queste vetture, le XK8, alcune si trovano ancora a prezzi interessanti. Anch'esse hanno già avuto un incremento tra il 30 e il 35%, ma ci sono ancora vetture sane, ovviamente magari ci hanno da fare qualche piccolo lavoro, a quotazioni interessanti. Le XKR, ragazzi, ormai sono già salite a livello di quotazioni di quasi il doppio, anzi del doppio, ma saliranno ancora. Le versioni 4000 e versioni 4 e 2, che sono molto più affidabili delle 4000, ma non affidabili in senso puro, in senso che le 4 e 2 non richiedono tutti quegli interventi che richiedono le 4000, in primis la distribuzione, tutto quello che c'è annesso e connesso, uscirono di fabbrica già perfette. Il design delle 4 e 2 è ancora più bello di quello delle prime serie, a parere mio, sono gusti personali. Resta il fatto che hanno già quotazioni molto alte le 4.2, molto alte. E sì, saliranno, però capite che parliamo già non di Jaguar alla portata di tutti, che sono quelle che voglio nominare io. Quindi rimaniamo sul prima serie, XK8 e XKR. Le R ovviamente sono molto più care, è una macchina che comunque è un altro pianeta rispetto a XK8. Altra macchina. Jaguar S-Type, un grande classico da molti incompreso, ma che ha iniziato ad avere una nicchia di appassionati che sono riusciti ad apprezzare questa vettura. Sono
ce l'hanno fatta. Le versioni da prendere in considerazione, ragazzi, per una rivalutazione, diciamo, nell'immediato, nei prossimi anni, sono le versioni V8, la 4000 V8 aspirata e la versione R. Attenzione alle S-Type R, ragazzi, perché ce ne sono alcune che sono molto pastrugnate. Tutte le vetture Jaguar, tutte, per avere un valore che sia un valore reale, poi, devono essere completamente originali, completamente. Se già sono vetture pastrugnate che non hanno i cerchi originali, che ormai valli a trovare, se li trovi costano un patrimonio, non valgono più niente quelle auto. Devono essere vetture in stato eccellente e in stato originale. Le 3000 vi direi che per il mercato italiano sono le versioni migliori, ma le 3000 non acquisiranno valore, perché le 3000, ovviamente parliamo del seconda serie, occhio, non del prima serie delle Stipe, quello dal 99 al 2000, alla fine del 2001, perché quell'interno è osceno e anche meccanicamente erano vetture scarse, scarse. Parliamo delle auto dal 2002 al 2004, prima del facelift di Callum. In quei tre anni quella macchina aveva ancora un design fantastico e le versioni V8 di quegli anni, visto che sono anche poche, veramente poche, sono già apprezzate e stanno pian piano già risalendo. Si trovano ancora quotazioni molto interessanti. Ovviamente quelle che sono già perfette in condizioni da concorso hanno già quotazioni alte. Però, ragazzi, ovviamente trovate anche quelle in condizioni più che discrete, con da farci magari qualcosina, ha delle ottime quotazioni. Rimanendo nell'argomento alla portata di tutti, ragazzi, vi includerei anche le XJ seconda e terza serie, che sono auto d'epoca. Il problema è che, parlando di auto alla portata di tutti, queste vetture effettivamente sono alla portata di tutti, perché rimaniamo sui prezzi delle XK con queste vetture. Il problema di queste vetture è la manutenzione. Sono vetture che, essendo auto d'epoca, vecchia scuola, o ne prendete un esemplare completamente restaurato, che non ve lo regalano assolutamente, o se no prendete una macchina su cui, se non siete davvero esperti nella prima valutazione, rischiate di andarvi a far malissimo. E non sono vetture, come vi ho detto, che avranno quotazioni stellari, ma che magari raddoppieranno il loro valore nel breve termine, parliamo di 5 anni. Se voi andate a prendere una macchina da 10.000 euro su cui ne dovete spendere 12, capite che non ha senso. Quindi questo argomento epoca, per voi amatori, è un argomento troppo delicato che non mi sento di trattare. Quindi ripercorriamo: XJ40 3.6 e 4.000, X300 4.000, ovviamente vi ricordo le versioni Executive Sovereign o Daimler, X308 4.000 e 4.000 Supercharged XJR, XK8 XKR serie X100, S-Type 4.2 e 4.2 Supercharged R. Queste sono le auto alla portata di tutti da comprare ora. Ovviamente, ragazzi, di X308, le Daimler, se trovate una Daimler 8 o una Daimler Super V8 a prezzo a posto, compratevela subito. Quelle sono auto che ne hanno fatte pochissime, sono rarissime, e il problema è che non si trovano al prezzo che vorrei io, se no le comprerei subito oggi, o se no, se si trovano, sono in condizioni pessime. Lì solo mettere le mani sulla pelle, quella macchina lì già poi non vale più niente, perché quella pelle lì non riesce a replicarla adesso. Ragazzi, se mi viene in mente qualcos'altro, ovviamente poi vi aggiornerò, però per ora fatevi avanzare questo piccolo consiglio. Se avete dei soldini, che intanto sono pochi soldi, e volete tenervi una cosa che comprate e sicuramente il valore non lo perde, ormai non lo perde, sotto non vanno queste macchine, vanno solo su. Un abbraccio, ragazzi. Jaguar io ce l'ho sempre nel cuore, ce l'avrò sempre, e vi ho detto, noi di Jaguar continueremo a parlare di quelle belle. Ciao.